Host 2021 continua con un protagonista della televisione del comparto Horeca. Siamo con Antonino Cannavacciuolo, lo chef stellato, e con Ciro Lollo, l'amministratore delegato della Dical, proprietaria di Lollo Caffè, che intanto salutiamo. Buongiorno Antonino, bentornato. Buongiorno a tutti. Buongiorno, un saluto a tutti gli amici di Horeca News. Come sapete abbiamo le regole da rispettare, per cui manteniamo rigorosamente le mascherine e proprio per tutelarci, ma soprattutto per dare un segnale. Questa è la fiera della ripartenza, è la fiera dei nuovi segnali. Antonino, qual è intanto la tua opinione rispetto a questo evento che ha richiamato tantissimi visitatori esteri, ma anche e soprattutto tanti espositori che hanno ricominciato a incontrare i propri clienti, i propri contatti? Beh, sicuramente è una cosa molto ma molto importante. La cosa più importante, l'hai detto te un attimo fa, rispettare le regole, perché questo è un segnale forte per andare avanti, per fare sempre meglio, per non avere dei problemi futuri. Dobbiamo rispettare tutti noi le regole. E poi, per quanto mi riguarda, oggi è quasi un'emozione, no? Rivedere tutte queste persone che stanno qua insieme per andare a cercare i grandi prodotti, perciò loro vengono alle fiere per cercare il vero prodotto, il prodotto che ognuno di noi vede in modo diverso, no? Ognuno sceglie a sensazione, a gusto, all'assaggio, perciò oggi ancora una volta c'è questa collaborazione con Lollo Caffè, che per me è un grandissimo caffè, e in più non si stanca mai nella ricerca. Diciamo che Ciro è una persona che non si accontenta mai, e solo quel problema là significa che farà sempre meglio. Ecco Ciro, lui ha citato la ricerca. Noi sappiamo che negli ultimi 20 mesi voi non avete mai interrotto la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti per raggiungere una qualità sempre maggiore. No, assolutamente, anzi in questi mesi di fermo, tra virgolette, perché comunque noi fortunatamente siamo andati avanti, abbiamo lavorato e ci siamo concentrati sul lancio di effettivamente nuovi prodotti e nuovi materiali soprattutto. Difatti c'è il lancio della capsula in alluminio, che l'alluminio è un materiale riciclabile all'infinito, quindi vista l'esperienza della pandemia, vista quello che sta succedendo nel mondo, è realmente importante dare un segnale che bisogna iniziare a pensare a salvaguardare il pianeta. Difatti durante questa manifestazione lanceremo anche il nostro incarto totalmente riciclabile, monomateriale, che è una cosa fondamentale, perché oggi è importante dividere i tipi di materiali. Ne parleremo nella prossima intervista che faremo nelle prossime ore, dove appunto spiegheremo che cosa siete andati a fare negli ultimi mesi e cosa siete venuti a presentare in questa manifestazione. Antonino, tu hai portato in dono allo stand un dolce che hai inventato negli ultimi 3 giorni basandoti sul caffè Lollo. Di cosa si tratta? No, non si tratta di niente, si tratta di una pazzia di questo signore qua, che 3 giorni fa mi fa: dobbiamo fare qualcosa, un qualcosa con il caffè, un dolce, ed è nato questo babà Lollo, che secondo me è uscito pure buono. È uscito talmente... Non mi avete dato nemmeno neanche tempo, capito? Veramente, là c'è stato un po' di fortuna che il primo colpo... Lui te lo sta dicendo perché è rimasto sconvolto, è qualcosa di eccezionale, quella vena di caffè con la crema di limone è sublime. È nato in una nottata, in poche parole, perciò non lo so, ancora ora, devo assaggiare, ho assaggiato mezza volta. E ora ti costringeremo a darci la formula. Tanto lavoro, quello è sicuro. Ecco, lavoro, passione e soprattutto gusto. Antonino, io ti ringrazio, avremo modo di magari fare degli approfondimenti su una delle nostre riviste prossimamente, proprio per raccontare l'uomo, la ricerca, la sua passione per il territorio, il gusto, la professionalità. D'altra parte, proprio i premi ricevuti nell'ultimo periodo dimostrano e attestano
quanto contino queste cose. Grazie Antonino. Grazie a voi, un bacione. Arrivederci e un grazie a tutti gli amici di Oreca News.